vicepresidente della CMRC Giuseppe Madaloni e il presidente, il vicepresidente della Neurofibromatosi che sono intervenuto a questa manifestazione della giornata di malattia rara. Passo la parola prima a Giuseppe e poi a... Buongiorno, io sono Giuseppe Madaloni, vicepresidente della CMRC Onlus. Allora, onorato innanzitutto di essere fra, come di consuetudine ogni anno, fra questi amici, nonostante le vicissitudini sanitarie ci impongono determinate inibizioni, purtroppo, siamo comunque presenti oggi in questo contesto favoloso di Villa Vannucchi per combattere ed essere sempre sul pezzo. Come dice un proverbio napoletano, non giacere nessuno e continueremo per la nostra strada. Grazie. Allora, Peppe mi ha costretto, io raramente parlo. Allora, diciamo oggi è il 29. Il 29 febbraio è stato scelto come tale perché è un giorno raro, si presenta ogni 4 anni. Noi l'abbiamo aspettato con tanta forza, però purtroppo insomma il virus forse è più forte delle malattie rare. Il virus andrà via fra poco, noi ci saremo con le nostre malattie rare, ci continuiamo ad essere. Noi siamo il forum delle malattie rare in Campania, contiamo al momento un numero di associazioni che si è associato a noi perché crediamo nell'unione dell'associazione, perché l'unione fa la forza. La malattia rara è rara perché non ce l'hanno tutti, però deve essere comunque impegnativo l'impegno delle istituzioni per seguire le malattie rare. Noi lo speriamo, noi l'anno prossimo saremo in piazza il 28 febbraio, però noi tutto l'anno siamo malati rari, quindi dobbiamo essere seguiti e vogliamo l'attenzione delle malattie rare, la rara della malattia rara per tutto l'anno. Grazie dell'impegno e grazie a Giuseppe che ha coordinato questo incontro per parlare comunque di malattie rare questo 29 febbraio.